Allora, oggi abbiamo la reaction al full album of Chewy, About You. Mamma mia, che originalità, JYP, incredibile, assurdo. E la reaction a Runaway l'ho già fatta, link in descrizione. E niente, vediamo, sono curioso di vedere che cosa in serbo per noi, Chewy. Non ho idea di che cosa aspettarmi per di sound. Però mi piace come è startata. Classica canzone pop per ora. Però mi piace veramente i suoni nel pre-chorus, sono veramente belli. Strane le percussioni. Ma la canzone è tutta in inglese. Ma brava! Ma no, seriamente bravo, Chewie, veramente. Cioè, lei non è una che io vedo fare una canzone totalmente in inglese. Non ho idea di quali siano le abilità di inglese delle Twice. Non l'ho mai vista parlare così tanto in inglese. Veramente poco. Brava, brava. Sono curiosa anche di vedere il featuring, perché c'è Peniel from BTOB. Come al solito, testi riguardo l'amore non mi trasmettono praticamente mai niente, però la canzone suona molto bene. So confused, girl, where'd you go? You hop one second, then you switch it up. Switch. All of a sudden, you be so cold, I know. It's not good for me, but I can't help it when I see you. I just keep coming back for more. Can't tell if I'm in heaven or hell anymore. No. Ah, ma è stato solo un verso. Ha fatto. No. Unlucky. Devo dire che non è che mi fa impazzire la canzone. Però ho notato dettagli della sua voce che in canzoni delle Twice non avevo mai notato. Quindi, Niente più limiti al tuo stile. cioè, buono che sia uscito questo album, secondo me. Anche perché nelle Twice sono 9 membri e Chewie è uno di quei membri che passa un po'. Cioè, viene presa molto sotto gamba come membro. Anche riguardo all'aspetto delle sue abilità vocali, lei è una brava cantante, non ha niente di super mega eccezionale, però con questo album secondo me darà e finora sia in Runaway che in Heartbreak in Heaven ha dato una nuova visione della sua voce, che è importante. Lazy baby. Siamo ritornati nel 2014. Come sarà il drop? Canzone uscita direttamente da un album. O album delle Girl Generation oppure dalle Red Velvet 2014. Io comunque li provo a guardare i lyrics, però sono sempre uguali con le canzoni d'amore. Non è colpa mia, eh. Ok, apprezzo la refata.
Ok, ho fatto la traduzione male del testo. In realtà è carino. Cioè, l'avevo presa come se lo stesse dicendo, cioè fosse una canzone d'amore perché era il riferimento a Lady Baby. Però era più una cosa del... È più una canzone del tipo sti cazzi. Cioè, che adesso io non so in questo momento come verrà tradotto sti cazzi. Però quello che intendo dire è, fa lo stesso se oggi mi mangio un hamburger piuttosto che un'insalata. Fa lo stesso, divertiamoci un pochino. Questa mi è sembrata la sintesi della canzone. Che io provo, mi raccomando ragazzi, non esagerate con gli hamburger. Non esagerate con i vostri crispy McBacon, mi raccomando, con calma. Losing Sleep. Oh no, reggaeton. In my room 잠못드는 밤 선명한 이 기분. Yeah, I know what I want. Qua sta usando un tono di voce più basso. All'inizio non avevo riconosciuto la sua voce. That my heart is on fire, fire. See, I know you're bad for me. Can the way you don't need to. Ha una bella voce qua, cazzo. A me fa ridere che le canzoni reggaeton si riconoscono dai primi 3 secondi. È assurdo. Anche qui canzone d'amore. Oh raga, che vi devo dire? Non, a me non mi dicono niente le canzoni d'amore per quanto riguarda il testo. Poi in una canzone d'amore, cioè tu il tema dell'amore lo puoi affrontare in qualsiasi tipo di genere. E se tu affronti l'amore nel rock, io apprezzerò la canzone. Se lo fai in una canzone reggaeton, dipende molto dalla base, ma probabilmente apprezzerò la canzone. A me non me ne frega un cazzo del testo quando si parla d'amore, perché sono tutta retorica, non... cioè, quando ci sono gli album solisti e mi parli di una canzone d'amore e tu non stai parlando, e tu stai creando un testo sulla base non di quello che hai provato tu, quello che... Di un ipotetico amore a caso. Boh, non lo so, non mi trasmette niente. Cioè, a me mi piace quando in una canzone d'amore mi parli di una cosa che effettivamente ti è successa a te. Questa canzone a me non mi trasmette per niente quello. Però c'è da dire che ha un bel vibe. Cioè, per me, perché poi ci sono tante persone che lo odiano il reggaeton. Cioè, anche qui la cosa che mi piace di più della canzone è la sua voce. Che non l'avevo mai conosciuta la voce di Chuy finora. Da quando conosco le Twice. Carina sta cosa. Mi ricordo che lei aveva detto... Ho visto uno short in cui lei diceva che lei non è che non voleva fare l'album, però fare un album da solista è impegnativo, e ha detto, mi è piaciuta come challenge. E secondo me, mancano ancora 2 canzoni da vedere, però secondo me è un album ben riuscito. One Love. No, non ci sono i lyrics. Vabbè, tanto si chiama One Love. Chissà di che cosa parlerà. Non mi aspettavo più drop. Bello aperto il suono. Allora, mi piace molto stranamente, mi piace molto il ritornello. Invece i versi sono un po' un po' vuoti, forse. Cioè, senti come
quando dico aperto, proprio tu immaginati questa canzone cantata in un palazzo gigantesco che risuona. Senti risuonare la canzone, è proprio grande come suona. Molto bella, molto molto bella il ritornello. Non mi fa impazzire i versi. Ha veramente una bella voce. Che bello che è uscito sto album. Sono felice perché non l'avevo mai notato la sua voce. E secondo me nessun altro. E ora abbiamo Fly. Allora, non so come funzioni la creazione di un album nel K-pop, quanta sia il potere decisionale di Chuyu in questo album. Però, a prescindere da ciò, secondo me è molto rappresentativo della sua persona. Cioè, magari non è stata lei a fare tutte le scelte riguardo alle canzoni, però le scelte penso rappresentino la sua persona, riescano a dare il vibe suo. Carini sti violini, molto camp rock style questa canzone. Non è male, però non è sinceramente il mio vibe. Sai cosa manca a questo album? Una bella nota alta fatta da Chuyu. E questa sarebbe la canzone giusta. Tiramela fuori, ti prego. Tirami fuori una nota alta. Più o meno. Carina, non è il mio vibe, non è il mio cup of tea, però carina. Io posso anche dire che questo album non mi piace, magari, non mi piace tanto. Ci sono delle canzoni carine, ma non mi piace tanto. Però apprezzo un sacco che sia uscito perché ha dato la possibilità a lei di avere un'identità, che secondo me serve. Soprattutto in un gruppo in cui siete 9 persone, cioè le Twice è un gruppo grande e tutti devono avere il proprio spazio e avere un proprio album. E io sto aspettando. Fate uscire anche gli altri album, mi raccomando. Questo album è stato veramente importante per appunto dare un'identità a lei. E appunto secondo me è stato importante per lei per dimostrare di non essere solo un membro delle Twice. Che secondo me è una cosa che non viene presa tanto in considerazione quando si parla dei gruppi K-pop. Perché ok che siamo un gruppo, tutti sono cantanti, tutti sono ballerini, tutti devono avere secondo me la possibilità di esprimere loro stessi. E canzone preferita? Sai che non lo so. Non so se possa essere Heartbreak in Heaven. Nonostante abbia criticato il fatto del reggaeton, potrebbe essere anche Losing Sleep. O Runaway? Non lo so, non ne ho idea. Fatemi sapere voi qual è la vostra canzone preferita e perché. Sono curioso. Pezzi di merda. Ditemi perché. Questa è la mia canzone preferita. No, voglio sapere il perché. Io non l'ho detto, ma io voglio sapere il perché. Se vi è piaciuto il video, mettete like. Se volete potete anche iscrivervi e nel caso vogliate suggerirmi qualcosa da vedere c'è il link in descrizione. E niente, alla prossima.